e oggi parliamo di queerbaiting. Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma non solo. E oggi sono qui, riccia, ma in realtà dietro sono piatta, è terribile perché non ce la faccio a farmi ricci, sgargiante come campanellino a fine serata e carica a pallettoni per riprendere un discorso che avevamo cominciato nel video della settimana scorsa, quello dedicato al genere storico. Avevo in tale video accennato al fatto che la serie Our Flag Means Death di Dan Jenkins e con Taika Waititi ha sderenato completamente il queerbaiting e ho detto che ne avrei parlato, e in questo video infatti ne vado a parlare, perché immagino che soprattutto a chi non conosce molto bene la serialità americana da questo punto di vista sia un argomento poco noto, che però può essere interessante affrontare. Prima ovviamente di parlare di questa cosa, vi ricordo che se vi siete persi la live di ieri con Miranda Pisione, che presentava il suo corso sul il sistema erotematico, potete recuperarla sempre su questo canale, e vi consiglio di guardarla, di guardare il materiale che Miranda presenta e iscrivervi se questo corso può fare a caso vostro. Vi ripeto, è raro trovare un corso così facilmente accessibile centrato sui personaggi, in particolare i personaggi della serialità televisiva, quindi date un'occhiata e semmai iscrivetevi, così come vi potete iscrivere al mio canale, quello è ovviamente gratis, e seguirmi su Instagram, dove pubblico informazioni sui concorsi oltre che foto e reel divertenti. Ma ora andiamo a parlare di queerbaiting. Che cosa vuol dire? Queerbaiting è una contrazione di due parole, queer e baiting, ovvero dibattere, e nasce dal fatto che ci sono state nel corso degli anni tante serie all'interno delle quali è nato un dibattito, ovviamente nel pubblico, se determinati personaggi fossero o non fossero queer, ovvero, per chi non fa parte dell'ambiente, appartenenti alla categoria LGBTQ+, no? Ovvero tutti coloro che non si identificano come etero o cisgender, quindi tutti coloro che hanno altri interessi o altre identità di genere rispetto a quelli, diciamo, classici. E da dove parte questo ragionamento? Posso fare io un discorso del genere senza farvi il pippotto teorico? No! Bene, parte secondo me da due argomenti molto semplici, ovvero la differenza tra significante e significato. Tante volte ve ne ho parlato. Il film è nell'occhio di chi guarda, e uno dice: ma che cavolo dici? Ebbene sì! Io vi ricordo sempre, io posso produrre la migliore storia, il miglior film, il miglior romanzo possibile, ma nel momento in cui ve lo do, in quanto pubblico, non è più mio, perché per quanto io alla J.K. Rowling style possa tentare di intervenire nell'universo narrativo condizionando le interpretazioni che il pubblico dà di esse, il pubblico inevitabilmente, a partire, no, dal suo background, dalle sue conoscenze, eccetera eccetera, tenderà a interpretarlo con quelle che sono il suo modo di interpretare le cose. Ovviamente ci sono certe cose che sono dei dati di fatto, ma ci sono altre su cui si può dibattere. Vi ricorderete probabilmente la polemica intorno al fatto che nello spettacolo Harry Potter and the Cursed Child Hermione è stata interpretata da un'attrice nera. La gente si è incazzata e la Rowling ha detto: ma io non avevo mai detto che Hermione era nera. No, però che cosa era successo? Che inevitabilmente all'inizio degli anni 2000, leggendo il testo ambientato in Inghilterra qualche anno prima, la gente aveva creato un significato, ovvero Hermione bianca, a partire da un significante che era la sua descrizione sulla pagina, che la descriveva coi dentoni e coi capelli crespi. Effettivamente non era mai stata descritta come dalla pelle candida, però inevitabilmente la gente aveva creato questo significato. E effettivamente lo faccio anch'io, cioè di solito, di default, quando io leggo un testo, salvo che non mi venga detto
vedo i personaggi come bianchi, magari una persona che bianca non è, questo procedimento non lo farà. Ed eccoci quindi al punto del queerbaiting. Cosa accadeva nel caso, no, del queerbaiting? Accadeva che in serie TV dove i personaggi in questione non erano canonicamente, narrativamente descritti come queer, quindi in particolare questa cosa si vedeva nel caso di due lead, in particolare spesso uomini, citiamo Sherlock e John in Sherlock, citiamo Hannibal e il detective in Hannibal, citiamo i due protagonisti di Supernatural, eccetera, eccetera. Vedevamo questi due uomini, oppure nel caso di Supergirl, Supergirl e Lena Luthor, no? Vediamo questi due personaggi generalmente dello stesso sesso, che sono unicamente amici, ma il pubblico queer era portato a interpretare questa loro amicizia come qualcosa di più. Perché? Perché sono pazzi? Perché sono dei fanatici? No, perché spesso c'era malizia dietro. Ora, la storia della rappresentazione delle persone queer, come probabilmente alcuni di voi sanno, è breve, nel senso che per molto tempo non si poteva semplicemente dire, in tanti posti, soprattutto negli Stati Uniti, anche nel Regno Unito, non era proprio legale, avere attività omosessuali e di conseguenza era bandita ogni tipo di rappresentazione. A seguire, la rappresentazione diventava una buffa, ovvero venivano presi in giro, soltanto piano piano, piano piano, piano piano, un personaggio secondario alla volta, ecco che lentamente i queer, prima i gay, poi le lesbiche, poi i trans, poi noi poveri bisessuali dimenticati da Dio, ecco che siamo comparsi in televisione e al cinema. Bene, ok. Perché però, no? Questi fan assetati di storie, assetati di sangue, andavano a cercare questi queer anche dove non c'erano. Come si permettono di vedere il queer dove non c'è? Vediamo. Allora, appunto, poiché il pubblico queer è assetato di storie, disperato per rappresentazione e identificazione, vuole storie nelle quali possa rispecchiarsi, e ecco che comunque così come nelle relazioni eterosessuali ci sono dei codici di corteggiamento che sono riconoscibili a seguito di anni e anni di pratiche osservate e rappresentate al cinema e in televisione, così appunto una persona queer si allena nel corso degli anni a riuscire a trovare i propri simili e a riconoscerli. Anche quella è una tecnica di adattamento, penso, per evitare di essere picchiati prima di tutto. Ma diciamo che una persona adulta, diciamo normodotata, in generale è capace più o meno di osservare e distinguere quando le due persone di fronte a lei narrativamente hanno degli interessi romantici oppure no. E andavano queste persone, in particolare ragazze, a cercarli in questi lead. Ora, quello che è venuto fuori è che non era soltanto nelle loro teste. Sì, forse probabilmente queste persone, queste donne erano disperate e volevano che questi due loro favoriti, quindi Sherlock e Watson, si mettessero insieme perché sentivano il bisogno di questo grande amore, perché noi femmine siamo sempre alla ricerca delle storie d'amore, boh, non lo so, ma quello che è venuto fuori, che viene sempre fuori alla fine, quando la serie termina, è che gli sceneggiatori della serie, consapevoli di questo bisogno, di questa tendenza, di quanto questo queerbaiting alimenta il dialogo sulla serie, ma si metteranno insieme o non si metteranno insieme? Ma perché lui guarda il suo migliore amico in un modo che non guarda tutte le donne con cui esce? Perché lui, il suo vero amore, questo alimenta, no, l'attenzione sulla serie, alimenta le fanart, alimenta le fanfiction, eccetera, eccetera. Proprio, lo sapete che qual è stata la prima coppia a essere accoppiata
prima di, no, di tutte, la coppia Capitano Kirk e Spock di Star Trek, che già all'epoca venivano, cioè tipo gli anni 70, venivano scritte le fanfiction sui giornaletti con loro due insieme, quindi, ed era un tempo dove assolutamente non se ne poteva nemmeno parlare. Adesso, siccome c'è molta più consapevolezza, molto più rumore, ecco che appunto gli showrunner ci giocano e quindi dicono agli attori di guardarsi in un certo modo. Ci sono proprio delle testimonianze, ad esempio gli autori di Merlin, dove appunto Arthur e Merlin avevano questa grande tensione romantica tra di loro che non viene mai messa in atto, però a fine serie è venuto fuori, gli attori hanno detto a noi, il primo giorno di set ci hanno detto che ci dovevamo guardare come se eravamo innamorati, e allora ti dici, ma mi prendi per il culo. E lo stesso è venuto fuori in serie tipo Sherlock, dove continuavano a dire no, loro non sono gay, però man mano che le stagioni proseguivano, venivano fatte sempre più allusioni, dove tutti gli altri personaggi dicono che loro sono innamorati e loro no, non siamo innamorati, no. E te ti senti anche preso in giro perché dici, oh, ma allora non sono stupido, perché mi tratti così? Perché ci prendi in giro, no? E non sto parlando di 10 persone, sto parlando di migliaia e migliaia di persone che vedono queste cose, no? E quindi anni dopo anni dopo anni il pubblico che desidera appunto queste rappresentazioni, queste storie d'amore queer anche tra i protagonisti, che sta accadendo? Che piano piano questa cosa sta iniziando a venire scardinata. Abbiamo visto anche dei prodotti anche d'animazione, mi viene in mente ad esempio She-Ra, che è un cartone che si trova su Netflix, che ha fatto la storia perché la protagonista alla fine si mette con una donna, non con un uomo, ed è un cartone, e sono tante altre che piano piano ci stanno arrivando. Ma quella che ha fatto proprio la storia è Our Flag Means Death. Perché? Perché quando le persone guardavano la serie erano convintissime di trovarsi di fronte l'ennesimo queerbaiting, quindi protagonista maschile, coprotagonista maschile che si fanno gli occhi dolci dal momento in cui si vedono, e tutti a dire no, ma è ovvio, è un queerbaiting, mica non è così, e invece era vero, e nessuno ci credeva, e gli autori sconvolti, ah, ma come per noi, no? Era ovvio che si sarebbero messi insieme, ma quando mai due che si guardano così non si mettono poi insieme alla fine? E la gente, sì, noi siamo feriti nell'animo dopo anni e anni di pratiche. Quindi in questo modo, con questo candore di questi autori, ecco che il queerbaiting ha iniziato a vacillare. Ha iniziato a vacillare perché? Perché, grazie a Dio, con il tempo siamo arrivati a un livello tale da sdoganare anche questa paura, anche la paura che realizzare, no, diciamo, la storia d'amore del protagonista o della protagonista con il suo grande amore, non è più così grave se il suo grande amore è del suo stesso sesso. Uno dei libri che sta facendo parlare più di sé è I Sette Mariti di Evelyn Hugo, che affronta proprio questo argomento. E quindi, piano piano, anche questo titillare del pubblico su queste questioni verrà abbandonato. Noi italiani come ci collochiamo su questo discorso? Noi non ci collochiamo, perché, che io ne sappia, non esiste in Italia il queerbaiting, non esistono in Italia serie dove se uno è gay, non è gay da subito. Chiaramente sono tutti personaggi secondari e chiaramente non esistono serie in Italia dove il protagonista maschile ha un migliore amico a cui vuole altrettanto bene che al suo love interest. Fatto salvo magari Don Matteo e Frassica, ma questo è un altro discorso. Se mi volete contraddire e mi volete fornire un esempio di serie italiana dove è presente il queerbaiting, dove quindi due personaggi non queer però si comportano come se lo fossero, fatemi sapere perché mi interesserebbe molto sapere la vostra opinione. Quindi mi raccomando, non vi scannate nei commenti perché so che questo è un argomento molto delicato, ma
ricordate prima di tutto che siamo nel 2022 e che possiamo essere tutti umani e civili. Se vi ricordo siete interessati all'argomento dell'eroe tematico, andatevi a vedere la live con Miranda Pisione. E noi questa volta non ci vedremo la settimana prossima perché parto e non posso girare il video, quindi ci vedremo tra 2 settimane e a tutti quanti vi mando un bacio molto rainbow. Ciao!